In passato siamo stati accusati di odiare a morte Musù a causa di alcune valutazioni non proprio lusinghiere date da alcuni esponenti del genere. Ovviamente in realtà non li detestiamo, tendiamo semplicemente ad essere più critici nei confronti di tale tipologia di giochi perché presenta una serie di difetti evidenti che sono rimasti praticamente immutati fino ad oggi. Tra i fan di Dynasty Warriors e compagnia bella, una delle serie più apprezzate è quella di Warriors Orochi, che deve la sua fama al fatto di essere un crossover dei titoli più noti di Koei. Ora è finalmente uscito il terzo capitolo, e noi abbiamo voluto vedere se questi bistrattati hack and slash hanno ancora qualcosa da offrire ai gamer dal palato fino. Quando nella descrizione di un videogioco compare la parola crossover, tutte le speranze di una trama decente vanno di solito a farsi benedire. Già non è facile creare una buona storia quando si hanno premesse su cui è facile costruire, figuriamoci quando si deve trovare un filo conduttore tra mondi e personaggi che hanno poco o nulla in comune. Per farlo, Warriors Orochi 3 si è giocato l'ormai fin troppo abusata carta dei viaggi nel tempo. La premessa è piuttosto semplice. Dopo la sconfitta del possente Orochi e un periodo di relativa calma, una gigantesca Hydra appare dal nulla e elimina senza pietà tutti gli eroi delle varie dimensioni. Solo tre sopravvivono al massacro, Machao, Anbei Takenaka e Shimazao. Quando tutto sembra perduto, a salvare la baracca arriva Kaguya, una residente del reame mistico che offre ai sopravvissuti la chance di tornare indietro nel tempo per salvare tutti i più valorosi combattenti del mondo, così da poter distruggere l'Hydra con il loro aiuto. Dinanzi a tanto nonsense, il nostro consiglio base sarebbe di lasciar perdere la trama, ma Warriors Orochi 3 ha una qualità non indifferente dal punto di vista della narrativa, quella di non prendersi troppo sul serio. Le vicende sono raccontate con leggerezza e non manca qualche momento divertente, si poteva fare di peggio. La struttura del gioco è semplice ma efficace. Tra una battaglia e l'altra sosterrete in un campo base piuttosto minuto, nel quale potrete parlare con altri eroi, acquistare armi, organizzare parti o partire immediatamente per una missione. Ad ogni fase completata otterrete nuovi compagni che andranno a rimpinguare una lista di oltre 120 guerrieri. Il numero è davvero impressionante e ancora più stupefacente è il fatto che tutte le scelte riescono a risultare piuttosto uniche e presentano moveset distintivi. Tutti i personaggi più famosi di Koei sono presenti e non mancano camei fuori di testa tra cui Ryo Hayabusa, Giovanna d'Arco, Nemea di Souls of the LoL e addirittura Achille. Al giocatore è permesso di scegliere un gruppo di tre maestri d'arme per andare in battaglia, pochini se si considera il quantitativo di possibilità disponibili. Il desiderio di sbloccare nuovi guerrieri è una spinta non indifferente al completamento delle missioni, che alla fin fine si riducono al solito ripetitivo sterminio di migliaia di nemici ebeti, accompagnati da qualche comandante sottoboss di poco più impegnativo. Durante i compiti almeno si è tentato di variare un po' le cose con obiettivi diversificati, che vi vedranno impegnati a salvare alcuni compari o a creare dei varchi con l'aiuto di macchine d'assedio. Il vostro campo base sarà un'importante tappa tra gli scontri, poiché è lì che svilupperete i vostri beniamini. Il venditore di armi, infatti, non si limiterà a rifornirvi di arnesi, ma vi permetterà anche di potenziarli sostanzialmente con innumerevoli caratteristiche bonus, inseribili in 10 diversi slot. Non bastasse, le armi hanno diversi livelli di qualità e il loro danno aumenta a forza di utilizzarle. Prima abbiamo parlato della possibilità di organizzare delle festicciole. Persino questa capacità non è di contorno, ma risulta necessaria per migliorare le relazioni tra i guerrieri. Sono difatti necessari livelli di amicizia piuttosto elevati tra determinati eroi per sbloccare alcune missioni alternative, il cui completamento permette di salvare campioni altrimenti impossibili da reclutare. Le relazioni sono migliorabili anche completando delle missioni affidate prima delle battaglie da alcuni compagni e variando spesso i membri del proprio gruppo. Considerando che il finale completo del gioco può essere visionato solo una volta sbloccati tutti i personaggi, tenere d'occhio i rapporti sarà indispensabile per i perfezionisti. Il titolo presenta anche delle funzionalità online, ma il matchmaking non è dissimile da quanto visto negli ultimi Dynasty Warriors, quindi dovrete avere una buona fortuna per trovare qualche partita. Se però avete qualche amico da invitare a casa, potrete saltare a pie pari le partite in rete e giocare in split screen. L'esperienza è sicuramente più godibile così.
Tra le modalità sono presenti anche il free mode, che permette di rigiocare le varie mappe per potenziare i personaggi al di fuori della campagna, e un editor delle battaglie con cui si possono scegliere nemici e generali coinvolti negli scenari già giocati. Gli scontri così modificati sono importabili online e scaricabili. Il gameplay dei Musou rappresenta allo stesso tempo il loro principale punto di forza e la loro prima debolezza. Da una parte il sistema riesce sempre a essere accessibile quanto basta da poter essere apprezzato da chiunque, dall'altra la scarsa complessità lo rende poco appetibile a chi desidera eseguire manovre complesse. Warriors Orochi 3 aggira in parte le barriere di questa struttura inserendo un po' di profondità nelle meccaniche di gioco. Innanzitutto diversifica gli eroi in quattro categorie: forza, velocità, meraviglia e tecnica. Ogni categoria garantisce un talento unico, ad esempio i guerrieri del gruppo forza non possono venire buttati a terra dagli attacchi normali, mentre quelli che puntano sulla velocità possono cancellare le combo saltando ed eseguire un doppio balzo in aria. L'appartenenza a un insieme modifica anche la barra Musou, il solito indicatore energetico che permette di eseguire attacchi speciali e mosse finali. Alcuni guerrieri potranno usare poche ma devastanti abilità prima di consumarla, mentre altri saranno in grado di spammare le loro tecniche segrete a raffica. Altra ottima caratteristica del gameplay è la capacità di cambiare combattente durante le battaglie. Non solo si può taggare durante le serie di colpi per eseguire combinazioni più devastanti, ma è anche possibile eseguire una speciale tecnica a 3 che elimina senza pietà qualunque nemico venga toccato qualche secondo dopo la sua attivazione. Il combattimento dunque funziona, è il livello di sfida ad essere poco soddisfacente. Che in norma le Musou siano una passeggiata è noto, ma l'ultima opera di Koei non impegna molto nemmeno le difficoltà maggiori, dove nemici potenziati non bastano a creare grossi problemi a team sviluppati a dovere. Qualche morte occasionale può capitare, ma un'opzione di salvataggio durante gli scontri elimina qualsiasi frustrazione derivante da un KO inaspettato. L'ultimo nato Koei crolla miseramente nel comparto grafico. Sembra che gli sviluppatori si siano concentrati esclusivamente su rendere fluida l'esperienza e abbiano lasciato perdere qualunque possibile abbellimento. I personaggi principali sono abbastanza curati, sforzano indifferente visto il loro numero, ma tutto il resto è atroce. Le ambientazioni sono spoglie, poco dettagliate e presentano strutture cubettose coperte da texture sgranate. Le stesse animazioni sono in alcuni casi abbastanza ridicole, specialmente quelle di corsa di alcuni eroi. Non parliamo poi del pop-in dei nemici, che appaiono in molti casi magicamente dal nulla, o dell'inguardabile effetto speciale dell'attacco triplo descritto poc'anzi. Grazie al cielo, almeno non abbiamo mai avuto rallentamenti di alcun tipo durante la nostra esperienza. Il sonoro è di tutt'altra qualità, con musiche orecchiabili e ottimi doppiaggi, anche se disponibili solo in giapponese. Davvero lodevole la longevità, con una campagna lunghissima che va giocata e esplorata a fondo per sbloccare tutti gli eroi, vari contenuti aggiuntivi e infine una gallery ricca di sbloccabili. Warriors Orochi 3 è uno dei migliori Musou in circolazione. Il titolo ha un numero spaventoso di personaggi e il desiderio di sbloccarli tutti, unito a un paio di interessanti sistemi legati alla crescita dei guerrieri e al potenziamento delle armi, spingono quanto basta il giocatore a completare l'intera campagna. L'ultima opera Koei mantiene però tutti gli immutabili connotati del genere a cui appartiene, quindi se giochi di questo tipo vi provocano terribili dolori intestinali è meglio lasciar perdere. Se invece riuscite ad apprezzare Musou con tutti i loro pregi e difetti, questo è senza ombra di dubbio un must have. Non
なんや残念なお方どすな。なんだと。力も額も押すのに。なんや、おかわいそうなこと。どうか気を落とさないでくださいね。死刑のやつらめ。